Carla! Benvenuti in questo spazio, il più temuto dai VIP. Oggi è l'ultimo giorno della Fashion Week e naturalmente abbiamo in palio la Coppa Gozzi. Eccola qui, guarda Bianca, che meraviglia! Eccola qua, Carla, hai controllato i 50 centesimi nel tuo portafoglio? Guarda, lo farò subito dopo perché mi interessa questo argomento. È un investimento così, a perdere quasi. Allora, Simone, ovviamente tu sei con noi perché voglio assolutamente che tu, insieme a Carla, facciate insomma un lavoro di sinergia per commentare non solo gli outfit ma anche il make-up. Vuoi buono? Cattivissimo, ti voglio, cattivissimo. Sì, sì, ovviamente sì. Abbiamo con noi Giovanna, Rossella, Jonathan e Giampaolo, che è sempre collegato, che i nostri amici a casa, perché oggi non commenteremo solo un singolo evento, ma tutta la settimana della moda, che si dovrebbe concludere proprio oggi, se non sbaglio, l'ultimo giorno. Allora, Carla, alle sfilate c'erano tantissimi VIP. Da chi vuoi cominciare? Allora, iniziamo da colei che è nata sulle passerelle delle Fashion Week. Chiara Ferragni! Ah, eccola qua, Chiara Ferragni. Ma insomma, poteva fare qualcosa di meglio, vorrei dire. Un po' minimale. Che dite? Poteva anche sul viso, secondo me potrebbe sul viso puntare anche a volte su cose un po' più light, un po' più sofisticate, un po' più minimal. Ragazzi, posso chiedervi una cortesia personale? So che voi da casa vedete benissimo il monitor, ma noi abbiamo un monitor lontano 2 chilometri, non vediamo niente, quindi io non riesco almeno ad apprezzare nulla. Carla, quindi dicevi che era troppo... Ve lo descrivo l'outfit? No, adesso lo vediamo. Adesso sarò i vostri occhi? Adesso lo vediamo, eccolo. Quindi poteva usare di più, Simone? Sì, no, secondo me dovrebbe usare meno sul make-up in generale. Sì. Ah, dovrebbe toccarsi di meno. Giovanna, ti piace questo outfit? Sì, mi piace moltissimo questo outfit. Quindi il colore, non riesco a definire il colore, Carla. Si chiama taupe. Ah, taupe. Taupe, che non è taupe in barese. Non è taupe in barese, ma è la talpa. È la talpa. La verità è che Chiara Ferragni, benché rappresenti in tutto il mondo in Made in Italy, in realtà lei non si veste mai in stile Made in Italy, non ha mai addosso il buon gusto, ha sempre quella stonatura, quella simmetria, quel colore che noi non avremmo messo. Beh, questo però, Jonathan, scusa, ti correggo, perché questo è proprio Made in Italy, quello che no, stai non hai capito cosa dico. Il Made in Italy, come lo immaginiamo noi, il buon gusto, l'accostamento, ah, lei non lo usa mai, lei stona apposta ed è diventato la sua cifra stilistica, quindi io glielo perdono, però per esempio non vedrei molte donne vestite come lei. Ma tu sei sicuro che lei sia d'accordo con questa tua teoria, che stona apposta? No, ma lei, amore, lei esce magari con un abitino carino e le ciabatte in pelo sintetico, esce col pigiama, lei apposta provoca un po', non ha mai quella moda classica del buon gusto che c'era 20 anni fa. Beh, perché lei è, sai, un'innovatrice comunque. Essendo un influencer comunque deve stimolare, no? I commenti, i suoi fan, le sue followers. Va bene, vediamo la prossima foto perché ne abbiamo un po' da vedere, vediamo. Allora, non solo, diciamo, c'era Chiara Ferragni, ma anche un appartenente alla famiglia Ferragni, cioè in questo caso Valentina Ferragni. Eccola qui, la vediamo insieme. Ovviamente molto molto minimale, con questo abito sottoveste, quasi un due pezzi, un abito sottoveste black. Devo dirvi che quasi non la riconoscevo, mi sembra veramente un po' la sorella qui, quasi una copia della sorella. Che ne pensate? Simone? Allora, io qui vedo poco il viso. Qui si vede poco il viso perché esatto. Noi abbiamo un monitor lontanissimo anche. Se si potesse fare un dettaglio per noi. Se no, Simone, puoi anche avvicinarti se vuoi vedere meglio. Mi avvicino al monitor. Prego, allora. Eccolo là, guarda, ecco. Nel frattempo ti leggo un messaggio che è arrivato da casa. Vai. È arrivato un messaggio che giustamente dice: Carla, perché non usiamo le sorelle Ferragni per giocare a Trova le differenze? Scrive Aldo. Perché effettivamente sono molto simili, sono uguali. È vero. Allora, io ci sono. Allora, mi piace molto questo gioco di contouring sullo zigomo. Sono dell'idea che o la bocca o gli occhi, non capisco perché tutto insieme, l'illuminante, la bocca rossa, l'occhio era esatto. Molto truccato, quindi insomma, forse era indecisa, ma direi che è anche un concetto base del make up, no Simone? La regola base, o puntiamo sugli occhi o sulle labbra. Va bene, andiamo avanti, vediamo la prossima. Bene, allora, è volata ovviamente dagli States per arrivare alla nostra Fashion Week la nostra sarda Elisabetta Canalis. Ah, però, total white per Elisabetta Canalis. Scusa, Carla, ma devo fare una piccola digressione. Sulla Valentina Ferragni c'è un gossip. Chi è che ce l'aveva qua? Guarda, in effetti lei è andata alla Fashion Week anche per festeggiare questo anno del suo brand di gioielli. Ma sembra che ci siano state un po' delle scaramucce con la sorella, perché anche Chiara lancerà un brand. Conflitto di interessi. Sembra che c'è stato un piccolo litigio che
vabbè, comunque ci Chiara sta, tutto ciò che tocca a Chiara diventa oro. Quindi vabbè, però noi auguriamo, facciamo un grande in bocca al lupo anche a sua sorella. Si sono prese per i capelli? No, questo no, sono cattiverie gratuite. Per l'extension. No, è perché poi loro dicono così, però va bene, non si sa, vedremo, lo scopriremo, ci sta, ci solo sta. Vivendo, come cantava il buon Battisti. Allora, Elisabetta Canalis, rivediamo la fotografia. Io la prima cosa che noto qui, che lei probabilmente è rimasta seduta per lungo tempo in front row, effettivamente questa jumpsuit è piuttosto stropicciata, quindi cara Elisabetta, mi raccomando, scelta dei tessuti che non devono essere stropicciabili, sennò non ci fai una bella figura. Ma magari si era seduta, si è assistito a una sfilata e questo risultato è il risultato del caldo. È la prima cosa che si vede. Ma tu sei di quelli che quindi il lino stropicciato non ti piace, che è la mia stoffa preferita, il lino. Allora, come sempre, io sono quella che dipende cosa fai in quel momento, l'occasione d'uso. Se sei per un colloquio di lavoro, il lino è da sconsigliare come il cotone, perché arrivi tutto sciancicato e nessuno ti crede. Se sei bordo spiaggia, bordo piscina, perfetto il lino. Solo spiaggia e piscina il certo, lino. Certo, sì, a meno che adesso non vai a fare una passeggiata. Ti vendico, te lo metto fra due giorni. E guarderemo le tue pieghe. Ma chiedere a Simone cosa ne pensa del trucco della Canalis. Allora, guarda, io su di lei con questo outfit mi sarei aspettato qualcosa di più strong. Lei vediamolo un attimo, bella. Perché non l'abbiamo vista. Eccola qua. Ecco, è sempre molto bella. Avrei giocato meno sull'incarnato, molto più gold, questo richiamo ancora dell'estate, e l'occhio più intenso. Però devo dire che lei è sempre molto sofisticata nel trucco. Sì. Non si sbilancia non mai. Non eccede troppo, mai. Devo dire che sì. Piace, sempre. Piace molto. Allora, vediamo la prossima VIP. Vai, Carla. Allora, vediamo la prossima VIP. Lei ovviamente ha appena traslocato la casa di Monte Carlo, l'ex di Briatore naturalmente, ed è arrivata alla Fashion Week con questo look. Allora, noi ormai lo stiamo dicendo da diverse settimane, è la Gregoracci, naturalmente Elisabetta, e lo stiamo dicendo che il look nuovo, moderno, contemporaneo è un mix and match, no, di stili. Questa è la moda più contemporanea dei nostri tempi. E devo dire che Elisabetta qui ci ha provato. Non è perfetto come look, però lo stivale da giorno abbinato a questo abito un po' quasi underwear, un po' intimo, effettivamente crea questo giusto mix and match. Che ne pensate? Posso dire una cosa io, sì, che non parlo mai, non commento mai, però io personalmente trovo sempre un po' strano abbinare lo stivale di pelle, quello invernale, con il vestitino estivo. Ah, cioè, no, ma guarda, è una cosa di gusto, non so mai, perché questa è una stagione anche un po' difficile, no Carla? Senza calze, così. Allora, stivale, sai cosa, Bianca? Tantissimo. Ma si usa l'estate. Lo stivale rende molto moderno qualsiasi look ormai sono un paio di stagioni che le vediamo nelle sfilate. Io do anche un consiglio alle signore a casa: avete un abito magari non così moderno, con lo stivale anni 80, quindi anche questo che sta indossando un po' Elisabetta, subito quell'abitino anche senza calze diventa iper contemporaneo. Okay. E poi devo dire un altro trucco, che adesso vanno di moda quegli stivali molto ampi: se non avete una caviglia perfetta, un polpaccio perfetto, nasconde le imperfezioni, quindi quegli stivali, esatto, un po', bravo, giganti, sproporzionati, vi aiutano se non siete, esatto, nate con le gambe della guaccia. Ti piace questo look? Sì, mi piace, però una domanda per Carla: il bianco, questo bianco adesso in autunno, sì, ci sta? Allora, ci sta, il bianco è di grande tendenza perché comunica apertura, trasparenza, siamo nel periodo giusto, e in più è molto bello anche l'associazione di due bianchi, cioè bianco, diciamo, burro e bianco ottico. Ma arriviamo alla prossima, vai, la prossima VIP da Milano Fashion Week. Lei la chiamavano da piccolina Attila, pensate, perché era veramente una furia, era molto agitata. Chi è? Chi è? Vediamola insieme. Cristiana, dai, Capotondi, ah, eccola qui. Allora, Bianca, io qui sai cosa vedo? Vedo che lei ci segue sì, soprattutto la nostra rubrica, ovviamente, dei che colori, è la famosa ruota dei colori, perché abbina perfettamente tre nuance, quindi chapeau, chapeau, chapeau. Devo dirti la verità, l'altro giorno ho messo un abito, un vestitino, Carla, color, sì, cammello scuro, un po' caramello scuro, con la giacca blu elettrico, come avevi abbinato, ecco, tu, insomma, quella era blu elettrico, giusto? Cammello, no, era più chiaro, non era così. Era il Mykonos, blu Mykonos col Marrakesh. Col Marrakesh, esatto. Hai fatto un gran successo. Bianca, ho solo una curiosità sulla Capotondi. Al cinema, nell'ambiente, ho molti amici che la truccano. Cristiana è l'attrice più temuta dai truccatori, perché lei non vuole trucco. Allora, proprio, è vero questa guarda, cosa? Guarda, io la seguo, io qui tra l'altro è stata seguita proprio dal mio team in tutte le sfilate della Milano Fashion Week. Io ho sedotto Cristiana al Festival di Tavolara perché l'ho struccata. Quindi di base Cristiana è amante del no totale, no, tutta la cosa più complicata. Voi andreste mai sul red carpet senza trucco? Sì, Giovanna? Se fatto bene, sì. Sì, esatto, nude look, bello, sì.
Anch'io, io non lo so sinceramente se avrei questo carattere. No, perché, ma scusa, perché tu sei più grintosa. Tu hai una grinta, il tuo occhio, il tuo sguardo. È come la coperta di Linus un po' il trucco. Cristiana invece è proprio no assoluto. Pensa, no. Più gli metti più devi togliere. Allora, vediamo a chi va, Simone. La Coppa Gozzi. Sì, rivediamo allora le partecipanti, così ce le ricordiamo. Ecco una carrellata, quindi Chiara Ferragni, Valentina Ferragni, Elisabetta Canalis, Elisabetta Gregoracci e chiudiamo con Cristiana Capotondi e the winner is Cristiana Capotondi. Hey! Sei d'accordo, Simone? Bellissimo, perfetto. Felicissimo, Simone Belli. Grazie, grazie, Carla. Noi ci vediamo domani. La puntata finisce qui, ragazzi. Raggiungetemi tutti in centro perché vi voglio salutare degnamente e ringraziare per essere stati con noi. Grazie Giampaolo Gambi, Rossella Era, Jonathan Cascioglian, Simone Belli, Giovanna Civitillo, Carla Gozzi. Noi ci vediamo domani sempre alle 15.15. Io vi ricordo di iscriverci sempre al nostro numero 331-6814-244 perché ricordate che detto fatto siete soprattutto voi! A domani, 15.15!